Finalmente un nuovo video! È da qualche settimana, 2 o 3 settimane credo che non facciamo un nuovo video. I miei capelli non hanno un senso, ma non badateci. Le macchine passano e suonano. Comunque, ho avuto tantissimi impegni e quindi sono un pochettino indietro con i video, ma cercherò di recuperare. Bando alle ciance. Stamattina mi sono andata a fare una passeggiata. I cani che abbaiano. Una passeggiata in centro e sono passata in quei negozietti, sapete, che vendono tutte cose 1 euro, così per dare un'occhiata. E la bambina che è in me è uscita fuori perché ho trovato queste buste gigantesche a soli 1 euro. Ne ho prese due. C'è scritto che all'interno ci sono 14 super sorprese. Ora, non chiedetemi dove si possono trovare perché penso che siano delle rimanenze, quindi non ho idea. A proposito, sì, ho cambiato colore di capelli, anche se già è sbiadito perché era più rosso, però questi sono dettagli. Il prezzo originale di queste buste era di 5,90 euro e non so più nella pennella, li devo aprire, mi stavo mangiando le mani. Addirittura qui c'è scritto da 20 euro a soli 5,90 euro. Oddio, 20 euro non gli avrei, ma nemmeno 5,90 euro gli avrei mai speso, però. Sono dettagli, andiamo a scoprire che cosa c'è dentro. Non mi aspetto nulla di che per 1 euro, però. Io li tiro fuori random. Oh mamma. Allora, ho trovato una di quelle blind bag, credo che. No, blind bag sono le scatoline. Quelle bustine si trovano in edicola con i personaggi dentro. Trovi sempre una fashion book. Più fino a 20 accessori in moda per creare il tuo stile. I love fashion, moda stickers con Serri, credo che si chiami. Ed è fatta così. Farò dei video appositi per lo spacchettamento di queste. E ne ho trovate ben, allora, due uguali e due che penso siano uguali, però con copertina differente, magari saranno due uscite differenti. Non leggo i prezzi di origine. Ah sì, ok, prezzo 1,50 euro. Spero che si riesca a vedere. Vabbè, fidatevi, 1,50 euro. Era 1,50 euro, random. No, vabbè, questo è troppo forte perché io amo le Converse, anche se le ho appena distrutte un paio. Comunque. Un'altra di quelle bustine, dentro ci sono le Converse a portachiavi. No, vabbè, se ci ripasso compro qualche altra bustina se trovo cose differenti. Un'altra! Qui dentro, oddio, questi non mi fanno impazzire, però. Tre braccialetti più 12 decorazioni adesive per unghia. Ecco, già le decorazioni per unghia. Sono questi braccialetti, non so se ve li ricordate o se li ancora da voi ci sono, che si compone il nome e poi credo che ci siano appunto degli adesivi. Poi ho trovato un'altra bustina con quei braccialetti gommosi tipo di varie forme che io ho sempre detestato. Un'altra. Sto tirando fuori a random. Qui dentro c'è un party laccio, un laccio da party, comunque dei lacci per scarpe che possono sempre tornare utili, anche se il colore non mi fa impazzire. Un altro di quei braccialetti, non dirò più che una cosa mi fa schifo, altrimenti mi sa che. Un altro laccio per le scarpe, uguale. Poi. Un'altra confezione di Converse, almeno queste qui non mi dispiacciono. E per finire. Altri due pacchi di braccialetti che mi sa che regalerò. Perché? No, anche no. Apriamo l'altro, incrociamo le dita sperando non siano tutte cose uguali. Sembra di no, sembra, voglio parlare assai. Un altro pacco di quei braccialetti che si compone il nome. Ma dico, non lo andrò a riprendere, quello è sicuro, ok? Un'altra di queste, in totale sono al momento tre. Un'altra cosa di lacci per scarpe, altre due almeno sono diverse. Poi un altro paio di Converse, un'altra ancora, un altro ancora. Che delusione, mi. Ci credo, raga. 1, 2,
5 pacchi ancora di quegli elastici. No, non ce la posso fare. Delusione incredibile. Sapete che vi dico che le Converse le apro almeno, aspettate, sono 1, 2, 3 e 4. E io le apro ora perché tanto manco ci sta a fare un video a parte soltanto per questo, tanto la delusione ormai è al massimo. Spero almeno di non trovarle doppioni. Allora, saccoccino vuoto e l'ho trovata rossa. Quindi prima rossa trovata, poi. Oh, questa è bellissima con la scritta Love nera. Questa mi piace, mi piace, mi piace, me l'ho attaccato alle chiavi. Ok. Una fucsia, questa mi piace pure. Certo, non me le appenderò tutte le chiavi, però. E poi. Oddio, questa no. Questa qui è verde. No, non mi piace. Non posso fare niente. Il verde io lo amo, ma proprio questo qui a righe, no. Poi, che cavolo di apro? Apriamone. Magari ne apro una, tanto per capire che cavolo di sì c'è dentro. E troviamo la collezione completa. Crea e babababababa. Ok. Ci sono degli abitini in stickers. E qui c'è un... Ah, ok, perfetto. C'è un book. Praticamente per vestire le bamboline. No, non esiste. Non dico queste cose, sono cose da bimbe. E io logicamente vado a comprare i cosi da bimbe e logicamente ci trovo le cose da bimbe. Dico, è palese, no? Comunque, questo era il meraviglioso spacchettamento delle due buste a sorpresa che ho comprato. Mi sarei aspettata qualcosa di meglio, ma alla fine per 2 euro, 1 euro a pacco, va bene. E niente ragazze, vi mando al prossimo video che sicuramente mi vedrete vestito uguale, ma perché lo sto per girare uno dopo l'altro. Non perdetelo perché si tratterà di una recensione di un pacco e sono sicura che vi potrebbe essere utile. Un bacione, al prossimo video, ciao!